tirato fuori un portafoglio nero, ho detto: carabinieri, mettetevi seduti. Mentre entro con il mascali, sento: adesso ti faccio vedere io a te e sta zoccola. Scusa. Il Giorgio aveva puntato la pistola alla testa della mia compagna. Il mascali era armato. Gli ho tolto la pistola e ho sparato contro Giorgio. Senta, il mascali era insieme a lei, davanti a lei? Era, guarda, qualche centimetro dietro di me, perché poi quando siamo entrati me lo sono trovato accanto. Se l'è trovato accanto. E si è accorto che aveva l'arma in mano. L'intenzione mia qua, da venire qua, era non rispondere a nessuna domanda. Era di non rispondere. Però visto quello che ho sentito, il mutato, voglio rispondere. Voglio capire, Fragalella, sì. Pisani, erano armati sì o no? Sì. Tutti e due? Sì. Poi di quello che hanno dichiarato oggi, che lui è entrato, addirittura ha puntato la pistola a Pisani, io non posso dire né vero né falso perché non l'ho visto. La nostra entrata in questo posto, però l'ambiente era tranquillo, era sereno, non sembrava un ambiente agitato. Che cos'è a questo punto che trasforma questa situazione di apparente quiete in quella... Quando ho sentito che il Giorgio pronunciava quelle parole, adesso ti faccio vedere io a te sta zoccola. Sinceramente io non ricordo che siano stati quelli i termini che lui abbia usato. Io mi sono... e ho visto lui che aveva puntato la pistola in testa alla mia compagna. Si è resa conto sì o no che c'era una pistola puntata? Io mi sono resa conto, sì. A quel momento ho visto la pistola e l'ho strappata dalle mani del mascali. La strappata dalle mani del mascali con la sua mano sinistra? Con la mia mano destra. Con la mano sinistra ho dato un colpo al braccio del mascali facendo questo movimento. A lei è stata tolta una pistola da Fragalà? Da me? A me la Fragalà... cioè non ho capito, scusa. Fragalà le ha tolto una pistola, lei aveva una pistola... Qua, cioè se io parto per una situazione d'aiuto per calmare Fabio, non penso che mi porto una pistola, cioè per andare a peggiorare di più le cose. Quindi questa pistola è invisibile proprio. Oh, senta, ma è una pistola che aveva un colpo in canna inserito? Sì, perché aveva il cane alzato. Aveva il cane alzato. Senta, ma lei, diciamo, è una persona che è esperto nell'uso di armi? Purtroppo... Come ha fatto a, diciamo, impedire che nello strato potesse andare a percuotere? Perché ho messo il dito tra il cane e il batticane, ho preso l'arma così. Fragalà ci dice che lui ha innanzitutto un moto di sorpresa, di stupore, perché si gira e trova la persona che era andata a soccorrere puntare la pistola sulla sua compagna. Quindi è una situazione di sorpresa, è una situazione di stupore per una condotta imprevedibile e imprevista. Però che fa? Una volta che si riprende da questa situazione di stupore, e parliamo di frazioni di secondo e di sorpresa, monitora efficacemente la situazione circostante e si avvede che il mascali è armato. Non solo si avvede che il mascali è armato, si avvede che ha la pistola con il cane alzato. E che cosa fa? Si impossessa, decide di impossessarsi. Come decide di impossessarsi? Inserendo il dito tra il cane e il batticane. Immaginate la prodezza in cui si è dovuto cimentare il Fragalà, che ha dovuto spossessare il soggetto che era entrato con il colpo in canna, quindi con il cane alzato, e poi impossessarsi dell'arma. Fragalà vede Mascali, gli tira via la pistola con un gesto istintivo. Dopo, a mente lucida, si rende conto di come prende questa pistola. Ma non è che Fragalà ha monitorato prima questa situazione proprio come un personaggio dei film di Quentin Tarantino in Pulp Fiction, e allora ha subito tolto la pistola, tum, e poi come un robot automa ha mirato al collo, all'addome, all'altro addome e alla testa di Baridi. Quindi lei ha speso il primo colpo in direzione di? Di Giorgio. Con la pistola di? Del mascali. Con la pistola del mascali. E quindi Giorgio lo ha colpito dentro l'abitazione? Sì, dentro l'abitazione. Lo ha colpito dentro l'abitazione. È uscito fuori lui. È riuscito a vedere dove l'ha colpito? No, pensavo che l'avevo preso in un braccio, poi quando l'ho visto fuori ho realizzato che era morto, perché ho sentito il suo ultimo respiro. Lei ci ha descritto una scena rapida ma anche difficile, cioè lei ha disarmato il
Ascari si è impossessato di una pistola in condizioni di pericolosità perché aveva il cane inserito e ha direttamente puntato dinanzi a Giorgi. Giorgi, in quel momento, da quello che lei ci ha detto, teneva sotto tiro la Pisani. Sì. Quindi lei in che modo è riuscito a evitare di colpire la sua compagna? Perché ho messo la mano sopra la sua testa. Quindi ha sparato a contatto del Giorgi a questo punto? Non ricordo bene, comunque ho scavalcato la testa della mia compagna. Giorgi era dietro, era alto, e piccolina. È una sequenza, aveva la pistola puntata sulla tempia da Pisani. Questo è il comportamento che può essere istintivo per un Navy SEAL, ma non per un soggetto che fa... Quel che racconta Fragalà è un qualcosa che parla di forza, d'animo, è un qualcosa che parla di repentinità, è un qualcosa che parla di azione disperata, è un qualche cosa che parla di un leone che difende la leonessa. Quello è un gesto disperato, è un gesto disperato e un gesto fortunato per lui. Perché se non si fosse concluso come si è concluso, oggi Fragalà sarebbe morto. Lei è... dei pregiudizi penali, quindi non può legalmente detenere, non portare armi. Come mai, diciamo, a questa dimestichezza con le armi, da cosa deriva? Non è che ho una dimestichezza, l'ho avute, le ho pagate anche perché mi sono state trovate. Poi da ragazzo sarà capitato che avevo sparato addosso qualche bottiglia, insomma. Però non è che sono un eccellente tiratore. Oh, senta, quindi dopo aver esploso questo un colpo? Sì, il primo colpo. Questo colpo, cosa è successo? Della sala, le persone si sono alzate tutte quante insieme? No, sono rimaste sedute, solo il Paglione aveva tirato fuori un'arma. Quando ho visto che ha tirato fuori l'arma, ho sparato tre colpi. Ma Fragalà è nervoso, spara tre colpi. Qui viene in essere il fatto che Fragalà non è Rambo, perché Fragalà non mira. Fragalà spara tre colpi quasi alla cieca, boom boom boom, tre colpi che colpiscono il collo, l'addome di Paglioni e l'addome di Paglia, ma non mira Fragalà, è un caso ed è anche una fortuna visto che le persone sono ancora vive. E a Giorgi era caduta la pistola a terra e l'aveva afferrato il Baridi, mi sono avventato sul Baridi, ho preso la canna della pistola, lui mi ha afferrato il mio braccio destro, ho fatto fuoco e lui è caduto subito a terra. E qui siamo in piena scenografia cinematografica, perché Colle Nasone, che è sul piano, a un certo punto la pistola, nemmeno fossimo sul Titanic che si inclina, e la pistola scivola, scivola, scivola e va nelle mani del Baridi. Che motivo aveva lei di ingaggiare una colluttazione a rischio per sottrarre la pistola al Baridi quando con la pistola poteva fulminarlo? Lui aveva in mano la pistola che era caduta al Giorgio. Ho capito, ma lei aveva in mano la pistola di Mascali con cui aveva esploso i tre colpi. Sì. E cosa le impediva di sparare un quarto colpo in direzione del Baridi invece di cimentarsi in quella rocambolesca? Io l'ho visto con l'arma in mano, il Baridi. Quando l'ho visto aveva l'arma in mano, altrimenti non gli avrei sparato. Ragazzi, non lo vuole uccidere Baridi, gli vuole togliere l'arma per evitare che gli possa fare male. Imminente e grave di Baridi che impugna la pistola, si lancia per sottrarre la pistola al Baridi. Era un po' era distante, non è che io ho questa gran mira a sparare, era distante, io la canna, la pistola l'ho presa così per la canna e l'ho piegata verso l'esterno che non dava su di me. Lui, ma qualche secondo è durato, io ho sparato, lui faceva forza, io facevo forza e ho sparato. Quindi ha sparato sempre però con la pistola di maschera? Sì. Ha sparato sempre con la pistola. Fragalà spara solo a soggetti armati, cioè Giorgi e Paglioni. Secondo Sante Fragalà, quindi, tutto nasce dalla necessità di difendere la compagna dalla minaccia di Fabio Giorgi. Un racconto che, come abbiamo già avuto modo di dire, è talmente inverosimile da poter essere vero. Come può, infatti, una persona di normale buonsenso ricorrere a una ricostruzione così fantasiosa? E allora l'accusa ritorna al racconto di quella notte, quando Fragalà mette in atto un altro strano comportamento. Quindi lei a quel punto raccoglie le pistole ed esce. Sì, la Pisani non la vedevo. La Pisani dov'era? Anticipato. In quel momento non la vedevo, ho fatto qualche merda, mi sono uscito fuori e tagliato le macchine. Perché ha recuperato quelle pistole? Non lo so perché l'ho presa in quel momento, ma le sono portate via e basta. Se le è portate via. Cioè, poi la Pisani è salita... in macchina con me.
e siamo andati via. Io ho chiamato il Mascali e lo insultavo per telefono, che gli dicevo che cosa volevate fare, insomma, tantissime parolacce. L'ho chiamato più di qualche volta. Ha risposto Mascali? Sì, rispondeva, io non c'entro niente, io non ho fatto niente, è tutta colpa loro, io che ne so che cosa volevano fare. Avete ricevuto telefonate? O meglio, le ha ricevute Tino? Mentre sì. Era in macchina con lei? Sì. E da chi le ha ricevute? E lei ha capito, insomma? Lui mi ha detto che era Sante, che gli aveva telefonato e gli chiedeva dove si trovasse. E Tino cosa rispondeva a Sante? Gli stava dicendo dove stavano andando o no? No, Agatino praticamente, non ricordo che già gli avesse detto, sono già arrivato a casa mentre noi eravamo già per strada. Gli diceva dove stavate? No. Non gli diceva dove stavate? No. E lei ha chiesto perché? Sì, certo, perché? Io da lì mi sono impaurita, ho detto perché? Perché non gli dice, gli ho detto che cosa ti ha detto, mi ha chiesto dove stiamo? Io siamo arrivati a casa, gli ho detto perché? Gli ho detto che siamo arrivati a casa, che ancora stiamo per strada. E che cosa aveva risposto Tino? Per quale motivo lui gli stava dicendo una cosa non vera? Lui quando ha ricevuto questa telefonata, si è insospettito di qualcosa. Il pubblico ministero è convinto che Sante Fragalà cerchi Agatino Mascali chiedendogli con insistenza dove sono della sparatoria. Mascali percepisce questo pericolo e cerca di scongiurarlo. Infatti sa che una volta entrato nella via dove abita sarà salvo. Quindi Mascali percepisce chiaramente il pericolo imminente per sé e per la sua compagna. Ha solo un margine, quello di intercettarla in corsa. Una volta che questa possibilità è persa. Perché Fragalà non è stupido. Sa bene che non si può inoltrare a Via dei Monti di Santa Lucia, dove sta tutta la Mascaleide. Lì c'è lo zio Iano Sebastiano in detenzione domiciliare con 416 bis. Nella stessa casa c'è il fratello Giuseppe, all'epoca agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture e altri mezzi. L'abitazione a fianco c'è il cugino Cutuli Giuseppe, arresti domiciliari per lo stesso fatto, figlio di Cutuli Salvatore in carcere per lo stesso fatto. È chiaro che non è stupido, però la ricerca che viene fatta e i contatti immediatamente dopo sono univoci e sono funzionali a finire il lavoro. Mascali, se non si fosse allontanato, sarebbe stato la terza vittima. Corsa la notte, tornando da casa di Fabio Giorgi, a casa vostra o da proprio qualcun altro? No, eravamo andati a casa del vicino, proprio casa dove stavamo noi. Quindi non avete dormito a casa? No. Non avete dormito a casa. Per quale motivo non avete dormito a casa? Tino gliel'ha detto per quale motivo? Perché comunque siamo andati a 100 metri da casa, non è che siamo scappati. Sì. Perché avevamo paura. Ma paura di chi? E di cosa? Non lo so, qualcuno magari... Noi le chiedo soltanto se Tino le ha dato una spiegazione del perché quella notte non avete dormito a casa vostra. Perché a lui praticamente gli era sembrata strana ste telefonate, non lo so, poi mi aveva fatto pensare pure a me. Le telefonate di chi? Che gli faceva, non lo so, Sante, non le lo so. Le faceva Sante. E se immaginava lui nella sua testa. Opposta è la tesi difensiva di Fragalà, che crede di essere stato attirato a sua totale insaputa in un agguato. E quindi il suo affannoso cercare Mascali era solo il tentativo di cosa gli stesse succedendo. Il perché di quell'agguato, tentativo che continua anche con la compagna di Giorgi. Dopodiché all'incrocio per andare a casa del Giorgi, io mi sono fermato e ho chiamato la radio.
a sparare a tuo marito perché stavano facendo... Cioè, non ci parlo nemmeno io. Non ci parlo nemmeno, però lei ha telefonato. Quindi ho è stato lei che ha preso per capire, io ho telefonato per capire. Va bene. Che cosa avete fatto, poi? Io, sinceramente, ero... completamente sotto shock, realmente... quello che abbiamo fatto, ricordo che siamo andati a casa della sorella. E sono andato giù a Torvaianica, da mia sorella. Ricorda se la sera del 29 maggio, intorno alle 10:30, è tornata da suo fratello? Sì, lo ricordo. Allora, intanto, quale sarebbe stato il contenuto di questa telefonata? Niente, mi chiese se ero a casa e se poteva venire. E io gli dissi che poteva venire perché io la sera sono sempre a casa con mia figlia a letto e venne molto sconvolto, piangendo, e mi disse: mi hanno fatto un agguato, Mariangela, mi volevano ammazzare. E io sono rimasta molto impaurita, diciamo, tutto qua. Gli ho detto a mia sorella quello che era successo. Ho lasciato lì la mia compagna e sono andato a nascondere le armi. Era sconvolto e ha detto: ora ritorno, ti lascio Sonia, e se n'è andato. Ecco, ma in questa spiegazione così fugace, diciamo, di quello che era successo, mi hanno fatto un agguato, lei non ha chiesto altre spiegazioni? Ma sinceramente no, perché avevo paura, non è che ho chiesto chi, beh, che si cosa tratta è del successo. Suo fratello. Veramente era sconvolto, non ho chiesto, mi ha solo detto mi volevano ammazzare, ma... non ho chiesto altro. Dico, si rende conto? Lei è la sorella della persona, di una potenziale vittima di un addirittura di un omicidio. Non si preoccupa anche per se stessa? Certo che mi preoccupa. E allora? Normale. Non chiede spiegazioni, ci dobbiamo difendere, devo andare via, è opportuno che vada via. No, non le ho chieste perché avevo paura, veramente. Non proprio perché è una famiglia, le sto dicendo. Proprio certo. Per questo motivo. Ma io ho la mia famiglia, che è diverso. Poi sono rimasta, ora non so, non ricordo il tempo preciso, sono rimasta un po' con lei. E poi dove è andata? Poi Sante mi è passata a riprendere e siamo andati a Cecchina dopo il rientro da Torvaianica. Dopo siamo andati al Bar Due Leoni, ho incontrato Giampaolo Barone. Paolo? Barone. Ero andato lì per sentire se sapevano qualcosa dell'accaduto, insomma. Con la scusa di comprare le sigarette. Quello che fanno poi, dopo, sia Fragalà che Pisani, è assolutamente sintomatico di atteggiamento di persone tutt'altro che catapultati in una situazione che li ha sconvolti e imprevedibili e previsti. Fanno le cose che fanno, tra virgolette, i soggetti che professionalmente si occupano di delitti di questo caso. Si fanno vedere in giro. Ci siamo fermati al Bar dei Leoni perché eravamo senza sigarette e Sante è sceso, io sono scesa solo per dirgli di prenderne qualche pacchetto di più. Il nervosismo era tanto e quando sono entrata nel bar, io le ho fatto questo cenno, tra l'altro non mi sono neanche avvicinata più di tanto, Sante parlava con un ragazzo del posto. Fragalà è entrato dentro a prendere sigarette, non mi ricordo se ha preso un gratta e vinci qualcosa e mi ha detto se volevo prendere qualcosa io. Ho presa e mentre ha pagato e riuscivamo, gli stavo spiegando, guarda che mi sa che hanno sparato a Fabio. Ha preso in questo bar di quello che era successo in via Colenasone? È arrivato un ragazzo che piccolo, ci avrà avuto 15-16 anni, che abitava nei paraggi, da come ha detto, e ha detto che era successo una sparatoria giù vicino a casa sua e... Da lì abbiamo iniziato a pensare che era Fabio, perché lui ha detto c'era quel ragazzo che sta sempre qua al bar, grande, con i tatuaggi. E noi ha detto amico vostro, sta sempre. Giampaolo mi ha detto guarda, hanno sparato a Fabio, mi ha detto un po' di cose. Ma lei gli ha fatto il nome di Fabio? Io ho detto forse hanno sparato a Fabio, da come si dice, però non c'avevamo la certezza. Sì, quel momento, gli ha fatto il nome di Fabio, però. Quello, sì. E lui come ha risposto?
che come se ma che se a dire, come se stava a dire. Anche lei quando ha sentito quello che stava a dire ha fatto ma che se a dire, ma non è possibile che una cosa del genere. E ho detto quello che si dice in questo momento è questo. Cioè io un po' camuffavo, ero sconvolto, però cercavo di mantenere la calma per non fargli capire nulla e me ne sono andato via. Quindi non solo si fanno vedere in giro, che cosa importantissima, ma hanno anche l'abilità di raccontare a terzi quello che è successo. Dopo siamo andati in albergo a Pomezia. Non mi sentivo di stare a casa, c'erano i ragazzi, i figli della Pisani. Incontrare i ragazzi dopo un'esperienza del genere, io penso che se ne sarebbero accorti che c'era qualcosa che non va. E nei giorni successivi? Nei giorni successivi io e la Pisani siamo andati a Roma, non stavamo in zona, ce la facciamo a Roma presso altri amici. Questa, anche se con molti punti non chiari, è la versione dell'imputato, di un uomo che corre in aiuto di un amico e invece si viene a trovare in una vera e propria trappola. Ma c'è un punto su cui insiste molto il processo e sono le armi. Senta, veniamo un attimo all'occultamento delle pistole. Allora, lei è uscito da quell'abitazione con tre armi, quella di Ascali e quella di Paglioni, sì. Giusto? Innanzitutto, le ha nascoste tutte quella notte? Ho nascosto le prime due quella notte in una via dove c'è un laghetto che si chiama Lago Iemini. E lei in condizioni di riportarci sul posto dove, sì, ha tenuto queste due? Sì. Quello che posso dirvi è che la beretta in oggetto è l'unica che può aver esploso i colpi trovati sul luogo del reato. Stessa ogiva, stesso bossolo, stessa marca. Beh, Fragalà ce l'aveva sempre dietro i pantaloni. Poi un giorno me l'ha mostrata per un caso. È venuto giù e la prima cosa che mi ha chiesto, mi ricordo benissimo, un tovagliolo di stoffa. Ha tirato fuori la pistola e l'ha smontata pezzo per pezzo e ha pulito le pallottole. Io sono rimasta un po', però non ho detto a. E quella del Paglione l'ho nascosta il giorno dopo a casa della Pisani. Cioè in cucina, al forno, ho staccato una stecca e l'ho infilata lì dentro una borsa. Non mi ricordo il colore della borsa, e poi ho messo la stecca. Quindi l'arma dovrebbe essere ancora là, per quanto, sì, a sua conoscenza. I carabinieri nella perquisizione non l'hanno trovata perché non potevano immaginare che c'era quel posto. È stata trovata un'arma, una 9x21 e con matricola brasa, quindi marca d'affoglio, diciamo. Marca d'affoglio, sì. Abbiamo effettuato un certo numero di prelievi sulla l'involucro di tessuto, su questa borsa in tessuto che avvolgeva la pistola d'affoglio, e qui abbiamo estrapolato un profilo di DNA che è riconducibile a Pisani Ausonia. La 9x21 è l'arma della Pisani. La 9x21 Tanfoglio è il marchio di famiglia. La Pisani risultava legalmente detentore di una pistola 9x21 Tanfoglio. Quando è stata fatta la perquisizione, al momento del fermo, questa pistola non è stata trovata, era la pistola del padre della Pisani. Lei sapeva che lavoro facesse la Pisani? E al tempo che l'ho conosciuta io era, come si dice, vigilante, una società di sicurezza, no? Guardia giurata, qualcosa del genere. E al momento della morte di Fabio faceva parte della Polizia Municipale di Albano. Ha mai visto la Pisani uscire o avere con sé delle armi? Andava in giro, perché comunque spesso ne ha parlato. Lei non l'ho mai vista? A lei no, comunque sia, non era una cosa che poteva preoccupare facilmente, cioè non è una cosa che la preoccupava di andare in giro armata, perché comunque penso che anche grazie al fatto
dell'importanza, diciamo, del ruolo che ricoprisse anche il padre. Stava abbastanza tranquilla, no? Beh, scusi, per far capire... Nel senso, Sofia della Guardia, ma chi mi ferma? Ecco, ma quindi lo ha sentito dire da lei che andava in giro? Sì. Arma. La Pisani se ne andava in giro con la pistola, dice Lara Di Chini, perché diceva tanto a me, chi mi ferma? Chi mi ferma? Si sentiva protetta. Il padre dell'imputata Pisani è stato vice comandante dell'Arma Generale dei Carabinieri, quindi una personalità importante. Tutti i quadri ufficiali più importanti, attualmente anche, in essere nell'Arma dei Carabinieri, tutta gente che si è formata dietro le indicazioni del padre della Pisani. Ha mai visto la signora Pisani detenere armi? No, l'ho vista solo, no, quando stava in divisa, con l'arma addosso. Guarda che come polizia municipale io non sono armata, non ci sono le armi. Sarà la corte, incrociando tutte le testimonianze, a stabilire a chi appartenevano queste pistole. Ma ora il processo affronta il punto più difficile. Perché Ausonia Pisani e Sante Fragalà, amici di Giorgi, sarebbero entrati armati in via Colle Nasone, scatenando la sparatoria che ha lasciato a terra due morti e due feriti? Forse è un delitto su commissione? O una vendetta? O un regolamento di conti? C'è qualcosa nella vita di Fabio Giorgi, di professione spacciatore, che aiuta a chiarire e a capire? Com'era il Giorgi, Fabio, in quel periodo? Negli ultimi tempi non era... Lui comunque è abbastanza solare, comunque tranquilla, tra virgolette, comunque nonostante il tipo di vita si conducesse. Però negli ultimi tempi era preoccupato comunque da un qualcosa e soprattutto aveva, diciamo, un peso. Lei, innanzitutto, cerchiamo di capire, lei questa è stata all'inizio un'intuizione o è stato Fabio che le ha confidato qualcosa? Da un'intuizione, ovviamente, le ripeto, il nostro rapporto era abbastanza stretto, quindi a volte bastava, non c'era bisogno di fare 3.000 domande, che c'hai o cosa non hai, quindi veniva lo sfogo da sé. Sono stata convivente per 9 anni con il Giorgi, dal 99 fino a circa 5 anni fa, più o meno. Dopo la fine di questa relazione, in che rapporti siete rimasti? All'inizio un po' male, poi dopo qualche mese come fratelli e sorella, cioè come ci conosciamo talmente bene, poi vivevamo qui. Nel periodo precedente ai fatti era tranquillo, le ha manifestato le inquietudini? No, assolutamente, l'ultimo periodo non stava proprio tranquillo, anzi l'avevo sentito qualche giorno prima, una settimana prima, ci siamo visti. E stava abbastanza giù, anzi addirittura è riuscita, io non ho mai visto Fabio piangere in 10 anni da quant'è che ci conoscevamo, lì l'ho visto veramente disperato. Da che cosa nasceva questo stato di preoccupazione? Fabio aveva non aveva debiti, aveva un credito di un'entità abbastanza alta, aveva prestato 100.000 euro. Il problema era dei soldi, che non riusciva a recuperare questi soldi che erano stati prestati a queste persone, insomma. Prima erano 100.000 euro. Sì. Poi sono passati parecchi mesi che dovevano aprire un autosalone e gli hanno chiesto un altro 100. Una volta 50 e un'altra volta 50. Quando ho iniziato a capire che probabilmente la somma non sarebbe stata restituita, comunque, anche perché erano i nostri risparmi. Fabio le fece il nominativo della persona o delle persone a cui aveva prestato i soldi? Sì. Chi c'era questo credito? Sì, Costanto D'Agata. Una persona di origine siciliana, catanese, è stato presentato a Fabio e di conseguenza poi anche a me da Fragalà Sante. Fragalà Sante. Chi gli ha presentato Santo D'Agata a Fabio? Io so Fragalà. E di lì a poco comunque abbiamo iniziato a frequentarlo, tanto che siamo andati a volte a cena insieme. È nato comunque un rapporto, diciamo, di... A mio parere ha saputo bene prendersi la fiducia di Fabio. Buonasera. Buonasera, lei è? Santo D'Agata. Lei ha conosciuto il signor Fabio Giorgi? Sì. Ci può dire in che circostanze i rapporti con lui, ha avuto anche dei rapporti di interesse economico, finanziario? Mai. L'ho conosciuto tramite il Fragalà in un karaoke a Genzano, perché la mia ex compagna cantava e la moglie di sto Fabio cantava pure, quindi si dilettavano a cantare. Cantavano, si divertivano,
ma abbiamo preso, diciamo, una specie di amicizia, ma non era amicizia perché non ci siamo frequentati tanto. Poi quante volte grosso modo vi sarete incontrati? 4 volte, 3 volte. E dove dopo questa prima volta? Sempre in quel karaoke. Poi una volta, appunto, tramite le compagne venne a pranzo a casa mia, e da quella volta poi lo allontanai perché successe una cosa strana che fece la moglie a casa mia, cosa che io non accetto. Ha fatto uso di cocaina mentre io ero sceso giù. La mia ex compagna me lo disse, da quella volta ho chiuso i rapporti perché io gli ho detto che questa cosa proprio a me fa schifo. La moglie del Giorgi? Sì. Lei ha mai avuto, appunto, le chiedevo prima, rapporti di interesse, cioè di rapporti economici con il Fabio Giorgi? No, una volta lui mi chiese un finanziamento per la sorella che doveva fare un intervento al naso, gli servivano 10.000 euro, essendo che vendevo macchine all'epoca, se potevamo fare un finanziamento per la sorella che aveva un problema al naso, non so che cosa. Mi feci dare il nominativo, però i protesti erano una cosa esagerata e quindi non si è fatto niente. I protesti a carico di chi? Della sorella. Della sorella. Quindi Santo D'Agata nega, non ha ricevuto nessun prestito, anzi era stato lo stesso Giorgi a chiederglielo. Ma non finisce qui, perché la compagna è certa e insiste che Giorgi prestò ad Agata questa importante somma. E allora si cerca di capire perché questi soldi sarebbero stati prestati. Questi soldi li ha dati in più volte, adesso non ricordo se 2 o 3 volte. E la prima volta a mia insaputa, però comunque sì, ha dovuto poi giustificare la mancanza di questo denaro, e dicendomi che comunque doveva dargli altre... Un'amicizia con certi d'Aprilia, che aprirono un autosalone per le macchine e volevano investire questi soldi, e mio fratello ha detto va bene. Allora le chiedo, le spiegò Fabio per quale motivo non partecipò direttamente lui in questa iniziativa dell'autosalone? Era anche un'ottima forma di investimento. Perché Fabio non può tanto a niente perché erano soldi di stupefacenti. Non si poteva intestare l'autosalone. E ci pensava Santo D'Agata. Fabio le disse quali erano le ragioni a base di questo prestito? Le parole di Fabio sono state: deve aiutare le famiglie giù a Catania. Le famiglie? E quindi più famiglie? Queste le disse qualcosa in più su queste famiglie? Che lei ricordi? Sì, mi ha detto che non sono certezze, diciamo sono... supposizioni, no? Che poi abbiamo fatto comunque in casa, dalle quali poi abbiamo avuto anche alcune conferme, e sicuramente non era per aiutare la mamma che non arrivava a pagare l'affitto. Ho capito. Le parlò di detenuti, di famiglie detenuti? Sì. Il Fabio le aveva quella disponibilità effettivamente di 100.000 euro? Sì, erano i nostri risparmi che dovevano servire per ultimare i lavori a casa, costruire un'eventuale piscina dietro. Quindi lei, diciamo, era a conoscenza che Fabio avesse questa disponibilità di soldi? Sì. Che li avesse dati effettivamente a questo Santo D'Agata, non ha mai dubitato che potesse essere servito a Fabio per altre cose? In una delle cene in cui siamo stati con il D'Agata ne hanno parlato davanti a me anche. Quindi lei ha avuto conferma diretta anche dal Santo D'Agata di aver ricevuto queste somme? Sì, ricordo anche un episodio in cui io ero arrabbiata comunque perché comunque i risparmi dati al primo arrivato non mi è mai stato molto simpatico e non l'ho mai nascosto anche al D'Agata, e fui messa a tacere perché mi disse che la donna deve stare al suo posto, al che io lo mandai anche a quel paese perché non mi preoccupava il fatto se lui avesse determinate tipologie comunque di comportamento, a me non me ne poteva fregare di meno, cioè per me quelli erano i risparmi miei e di mio marito, punto e basta. Qualsiasi sia il momento per cui questi soldi sono stati prestati, resta un fatto: avrebbero messo in contatto Fabio Giorgi, spacciatore dei castelli, con la malavita catanese. E quando Santo D'Agata sparisce e non risponde più alle richieste di restituzione, Fabio Giorgi si allarma e si rivolge per rientrarne in possesso a Sante Fragalà, l'amico che gliel'aveva presentato. I rapporti si sono freddati quando comunque lo cercava e non lo rintracciava più, quindi aveva capito che era sparito. E Fragalà Sante era a conoscenza di questo prestito? Sì. Mi ha chiamato il Giorgi che mi diceva: guarda, ti devo parlare, vieni su al bar Due Leoni a Cecchina. Ho detto va bene, adesso arrivo. Sono andato là e mi ha detto che aveva dato 100.000 euro al Santo D'Agata.
E io gli ho detto: sei un cretino, perché tanto non li riprendi più. Dice: come non li riprendo più? Quello è un truffatore, i soldi se glieli dai non te li ridà. Ah, io devo cercare di riprenderli, mi ha risposto. E insomma, vado a rintraccio il santo d'Agata per sapere di questi soldi. Una volta venne da me mio cugino, diciamo cugino anche se siamo lontani parenti, dicendomi una cosa assurda, che sto signor Fabio aveva dato dei soldi a me. Perché dice: come io te lo presento e tu fai una cosa del genere? Io ho detto: guarda che non esiste una cosa del genere. Non so perché l'ha detto una cosa del genere, ma non è proprio vera. A quanto ammonta? Che... Ma la prima volta mi disse, mi pare 50, 60, la seconda mi disse 100, quindi aumentavano forse con gli interessi magari. Mi mise a sorridere perché ovviamente essendo una cosa non vera gli disse: ma dai smettila, va, non credo, stai scherzando naturalmente. Però capì dal tono che non stava scherzando. E lui disse: guarda, chiudo questo discorso perché non mi interessa, non è un discorso... Cioè non ha fondamento, quindi non credo che possiamo continuare questo discorso. Poi ritornò dopo 15-20 giorni, non mi ricordo. E siccome venne con un tono magari un po' più duro, abbiamo avuto un piccolo battibecco, ma niente di... Mi scusi, più duro, mi scusi pubblico ministero, più duro cosa voleva dire? Che credeva più a lui che a me. Ma perché cercava di... le stava chiedendo di restituirgli, diceva... Sì, perché mi diceva: se è vero, scusa, ritagliali. Ho detto: scusa, ma secondo te... una persona che mi conosce da 2-3 volte, ma mi può dare 100.000 euro a me, o 40, o 50, o 10? A parte il fatto che non mi servono, o non ho proprio... Poi perché una persona che mi conosce 2-3 volte mi deve dare 100.000 euro a me? Il santo d'Agata mi ha sempre negato che ha preso questi soldi. Tant'è vero che io ho discusso con il santo d'Agata, perché se lui ha preso questi soldi da Giorgi senza dirmi niente a me... Dice: era un mio amico, e quindi perché una cosa del genere? E lui ancora negava. Ho detto: guarda che Fabio, a me le bugie non me le dice. Se dice che ti ha dato sì soldi, te l'ha dato. Dice: no, a me non mi ha dato niente. Non ho più voluto sapere di questa storia. Lei ha cercato Giorgi per chiedergli conto perché metteva in giro queste voci su di no, lei? No, no, completamente. E perché non mi interessava. Lui doveva cercare me, lui non è mai venuto da me a dirmi una cosa del genere. La domanda che l'ho fatta era questa: lei non si è infastidito? Sì, ma con lui comunque, col sante. Di sapere che c'era una persona che andava in giro a dire che lei l'aveva truffato, ma non per 100 euro, ma per decine di migliaia di euro. Lei questa cosa... Offeso, no, arrabbiato, offeso sì. Arrabbiato no, perché non mi interessava, offeso. È la seguente: Fabio Giorgi, con la mediazione dell'amico Sante Fragalà, ha prestato 100.000 euro a Santo d'Agata, catanese, sicuramente collegato a famiglie mafiose, al fine di fare un salto di qualità criminale, e cioè allargare sotto la loro protezione il suo giro di spaccio di cocaina. Sempre secondo l'accusa, in realtà Fabio Giorgi era stato raggirato, truffato, anche con l'aiuto degli attuali imputati, e nessuno aveva mai avuto l'intenzione di restituirgli il prestito, tantomeno di aiutarlo ad ingrandire il suo giro di spacciatore. E lo dimostrerebbe uno strano episodio avvenuto poco prima dei fatti. Lo zio è un soggetto che compare, o meglio di cui lei sa, che viene chiamato lo zio. Che viene chiamato lo zio. Vuole dire alla corte come esce fuori questo soggetto e chi era? Allora, questo soggetto, io non tanto tendo a precisare che non l'ho mai visto, questo fantomatico zio. Lo zio, lo chiamavano loro, però non... E mi venne detto da Fabio che venne condotto da Sante, da Tino, in un luogo imprecisato perché venne incappucciato, e descrisse una strada comunque sterrata, un po' tortuosa, diciamo, no? A conoscere questo zio, persona di certo spessore a livello di famiglie legate alla mafia catanese, e persona oltretutto latitante, e che comunque avrebbe anche lui aiutato per risolvere questa situazione con il Dagata, e l'ha rassicurato che comunque, anzi addirittura, gli aveva, diciamo, fatto credere che l'avrebbe introdotto in un giro più grande di quello che lui aveva. Certo, si era un attimo sentito importante anche Fabio, no? Ma Fabio l'aveva visto, aveva potuto vederlo in volto. Un'altra volta se ne è uscito, mi hanno portato da una parte, mi hanno incappucciato, mi hanno fatto conoscere sto boss, cioè cose da film, insomma. Sinceramente io pensavo che fosse proprio raggirato e preso in giro. E oltretutto, tempo dopo... ci riandò,
In questa occasione non so se lo rincappucciarono o meno, però mi disse che addirittura sarebbe dovuto andare giù a Catania per festeggiare la scarcerazione di questo zio, al che gli disse: ma come, una corte che cerca un latitante un giorno si sveglia e dice scarceriamolo? E da là ho detto: forse sembra un po' strana come cosa, no? Quando ne parlavamo si arrabbiava di sta cosa, perché io dicevo: si vede che ti stanno a prendere in giro, la cosa è palese. Lui si arrabbiava, mi diceva sempre: zitta, tu non capisci niente. Dico: allora non me ne parla più di queste cose, perché di un boss, insomma, sono cose un po' assurde. Le parlò della foto, una maglietta di un boss? Sì, che lui diceva che gli era stata mandata. Chi gliel'aveva mandata questa del foto? Boss che avevano scambiato. Ma chi gliela... Sempre Sante e Sonia. Allora, diciamo, quindi questa era la situazione, diciamo, all'alba del 29 maggio, possiamo dire. Sì. Questa era le inquietudini e tutto quello che ruotava intorno a Fabio Giorgi. Quindi questo fatto dimostrerebbe che Fabio Giorgi è stato truffato e raggirato con l'attiva complicità dei due imputati, Sante Fragalà e Osonia Pisani. Ma secondo l'accusa, di questo si era reso conto anche Fabio Giorgi, e il prestito per lui era diventato una vera e propria ossessione, tanto da fargli maturare desideri di vendetta e diventare pericoloso per tutti. Ecco, e poi cos'è successo? Questa somma è stata restituita? No. Mai restituita? Mai restituita. Gli avevano promesso che l'avrebbero fatto rientrare, però non è mai successo. La cosa preoccupava Fabio? Sì, sì. Che cosa aveva deciso di fare Fabio, visto che i soldi non erano... Rivoleva i soldi, adesso o che gli avessero riportato i soldi o che in qualche modo qualcuno gliel'avesse fatta pagare al Dagada per il torto fatto. L'importante era che comunque lui risolvesse la situazione, era diventata un'ossessione. La cosa lo preoccupava? Preoccupava Fabio la cosa? Sì, i primi mesi parecchio. Ma preoccupava al punto da manifestare intenzioni, per così dire, bellicose, di vendicarsi del Dagata? No. Se non avesse No. Cioè non le ha mai detto, manifestato la... No, c'era solo che rabbia dentro, come se era stato preso in giro. Fabio le aveva manifestato l'intenzione di, insomma... intenzioni bellicose di farla pagare a chi non gli restituiva questa somma? No, perlomeno con me non se n'è mai uscito con parole, no, anzi, e lui diceva: mi ammazzo io, perché non ce la faceva più, qualche giorno mi ammazzo, vado a sbattere addosso a un palo, mi diceva, non era proprio, cioè era, stava male. L'astio era tale che a volte non è che non si rendeva conto, parlando casomai anche, come ripeto, era una persona molto buona, a volte si è fidata troppo spesso di persone che... Ma ha mai manifestato, che lei sappia, a propositi, diciamo, bellicosi nei confronti del Sante Dagata? Sì. Fabio? Tipo? Cioè, che cosa aveva detto o che cosa aveva pensato di poter fare? Lui non avrebbe fatto nulla. Però gli era stato più che altro, la strada gli è stata imboccata, gli è stato proposto. Comunque, quando ti viene un qualcuno di cui ti fidi e ti dice ti aiutiamo noi, gliela facciamo pagare noi, alla fine si arriva a parlare addirittura di un eventuale omicidio. I imputati lo spingevano a non dimenticare il torto subito e a nutrire propositi di vendetta contro Santo Dagata. Ma questo, secondo l'accusa, era solo un modo per controllarlo, perché non si avventurasse in iniziative autoritarie. Infatti Giorgi era conosciuto come una persona impulsiva e dalle reazioni violente, ed è per questo, sempre secondo l'accusa, che gli viene messo accanto un altro giovane catanese, Agatino Mascali. L'ossessione vera e propria è iniziata da un periodo di Pasqua, diciamo, quella dove è stato introdotto un terzo individuo. E chi era questo terzo individuo? Tino. Mascali Agatino. Mascali Agatino, innanzitutto, da chi era stato introdotto? Da Sante Fragalà. Ma era stato introdotto con una funzione specifica in questa situazione? Come comunque una persona che avrebbe potuto mediare tra gli affari di Dagata e Fabio. Come mai questa persona è stata accreditata come colui che poteva mediare tra Santo Dagata e Fabio Giorgi? Era stato detto che c'era un grado di parentela, era tipo uno zio, erano tutti parenti. Senta, lei ha mai sentito parlare di un tale che si chiama Santo Dagata? Sì,
Da chi ne ha sentito parlare? Beh, l'ex suocero del mio compagno, quindi... È l'ex suocero del suo compagno. Senta, allora, a questo punto viene presentato questo Tino, Mascagliagatino, come persona, diciamo, che avrebbe dovuto mediare. Che cosa fa? Diventa una presenza anche abbastanza invadente. Nel senso che stava tutti i giorni comunque da me, sin dal pomeriggio passava, anche non trovando Fabio, aspettava il rientro di Fabio. E lo aiutava in qualsiasi cosa, se doveva pure andare a fare, pure se l'avesse chiamato per dire vai a prendere il pane, ci sarebbe pure andato. Era il classico leccapiedi che serve a niente. Ma lei ha capito qual era la ragione di questo attaccamento che aveva nei confronti di Fabio, del Mascagliagatino? Che è stata l'ennesima persona a saperlo girare bene, quindi gli ha estorto, anche lui gli ha chiesto delle somme di denaro, chiedendogli dei prestiti di meno più piccoli del prestito fatto al Dagata. Se gli servivano dei soldi, Fabio glieli dava. Ma sulla questione invece iniziale, principale, e cioè il prestito di 100.000 euro, lei sa che cosa ha fatto Mascali? Diceva che comunque lo stavano cercando Dagata e che insieme ad altri comunque componenti che non so chi siano, lui ha sempre parlato al plurale, diciamo, che stavano ricercando Dagata, non lo trovavano, raccontava in modo davvero molto fantasioso, almeno a mio avviso, di eventuali appostamenti notturni in mezzo all'erba in cui cercavano di individuare il Dagata ed eventualmente anche tenerlo a tiro per poterlo far fuori. Però non ci sono mai riusciti. Via di Sante Fragalà e della sua compagna Ausonia Pisani, che nella sua casa la fanno da padroni. Fabio si è mai lamentato degli imputati negli ultimi tempi? Ultimamente lo infastidiva, si vedeva dagli sguardi che comunque se facevamo, se capivamo, come per dire che stanno a fare queste persone ancora qua. Se capivamo al volo, siamo da talmente tanto tempo che lo capivo, quando era infastidito oppure no, da una persona. Allora, io so che l'hanno infastidito, prima cosa perché stavano tutti i giorni giù, a chiedere sempre cocaina. Giù dove? Giù a casa di mio fratello e la sua compagna, la Tini Fabiana. Ha mai notato consumo di sostanza stupefacente da parte degli imputati? Certo, come no, sì. E mio fratello, quando venivano loro, chiappava e se ne andava via e rimanevano loro a casa. E questa cosa non ci andava, non gli andava bene. Le risulta se il Fragalà e la Pisani avessero debiti di Fabio Giorgi? Di quanto? E di che cosa? Per che cosa? Ad oggi la somma non la ricordo bene, sicuramente l'avrò dichiarata a suo tempo se la ricordavo. Ed è quello che confermo. Perché il 16 giugno del 2011 lei disse, a detta di Fabio, se Sante che Sonia hanno debitori di circa 4.000 euro, sì. Ma la causale di questa... Per la vendita di cocaina. Senta, ricorda quando ha visto l'ultima volta Fabio Giorgi? Ho visto la settimana prima che morì. Ecco, dove l'ho visto? A pizzeria a Cecchina. Mentre aspettavamo la pizza stavamo parlando fuori con Giorgi. Con Giorgi. Senta, ricorda se cosa è successo in quella circostanza? Sì, poi dopo è arrivata la macchina nera e con la signora dentro e gli ha chiesto la droga e lui non gli ha data perché non ce l'aveva, non lo so, e quella si è arrabbiata, gli ha detto un po' di parlarci e sono andati via. Lei conosceva questa signora? L'ho visto una volta di vista, conoscevo personalmente. La saprebbe riconoscere? Sì. Se la rivedesse? Sì. Può guardare qui in aula se la vede questa persona? Ecco la signora là. Indica l'imputato. La signora da quella parte, quindi. Ha chiesto proprio cocaina? Sì. Lei, davanti a lei questa domanda è stata fatta? Sì, lei ha sentito per... sì, perché noi stavamo da fuori a parlare. Alla risposta di Giorgi che non c'aveva la droga. E lei poi dopo ho cominciato a strillarti e a parlarci. A Giorgi? A Giorgi. Cosa gli ha detto, mi scusi, può ripetere? Devo dire? Sì, devo dire. Un stronzo così, figlio di puttana, poi ha chiuso il finestrino e si è andato. Era sola la signora in macchina? Non capito. Era sola? La signora guidava? No, era... Fa uso di droga? Faceva uso di stupefacenti? Sì, faceva uso di stupefacenti, sì. Che tipo? Cocaina. Se n'è mai rifornito dal Giorgi? Sì, ogni tanto me la regalava, sì. Me la regalava? Sì. E è vero o non è vero che lei aveva accumulato un debito per queste forniture? No, io non avevo accumulato nessun debito. Il Giorgi aveva dato un pari a
Pascali perché doveva comprare la macchina. Il Giorgi disse alla Radichini: Sante mi deve dare sui 4.000 euro per la droga. E invece non era vero. Che c'era un pretesto che lui aveva messo per nascondere la Radichini, sì, questo prestito. Già aveva perso 100.000 euro. Se dice, se io dico che l'ho dati al Mascali, ci vado a discutere. Se invece dico che, che me li devi dare a te, sta più tranquilla perché me li dai. Mio fratello gli ha richiesto i soldi che gli ha prestato. Non sono stati mai visti questi soldi. Ecco, la ragione quindi per cui lui era infastidito era la presenza o la richiesta di stupefacente che veniva fatta a lui, continua? Sì, 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 anche perché ormai loro erano diventati padroni di casa di mio fratello. Facevano come gli pare. E mio fratello questa cosa non gli andava giù. Successe una sera fuori da casa mia. Usciva da casa nostra un conoscente di Fabio, non ricordo il nome. Quando è uscito, non entrando Sonia e Sante, mi sono affacciata alla porta e c'era una situazione del tipo: questo ragazzo era ammanettato e si erano posti come carabinieri o polizia, comunque come forze dell'ordine. Ma chi? E io ero dentro, quindi non so se si è qualificata Sonia o Sante, però comunque il gioco è stato fatto da entrambi. E io quella sera mi sono incazzata come una bestia, perché in casa mia non andavano fatte, e mi è stato fatto notare che era pure un'esagerazione quell'atteggiamento. E cosa le dissero? Che era stato un episodio solare? Era stato uno scherzo, cioè che comunque era uno scherzo, una cosa tranquilla. Ha detto: non mi sembra una cosa tranquilla puntare un'arma davanti a una persona e comunque sia ammanettarla, no? E ovviamente il ragazzo si è sentito male, si è spaventato comunque della situazione, l'ho dovuto portare dentro casa, dargli un bicchiere d'acqua, era pallido, e comunque mi ha detto che gli era stato esibito un... Ma che si erano qualificati come tipo forze dell'ordine, carabinieri, come, sì, adesso non ricordo se hanno detto polizia o carabinieri, comunque come forze dell'ordine, sì. E questo scherzo riferito in aula dalla Radichini, modus operandi messo in atto dai due imputati la stessa notte della sparatoria e raccontato anche dall'altro dei due superstiti, Marco Paglia. Io vorrei leggere un passo dell'incidente probatorio di Paglia, il passo più saliente. Vedo arrivare due persone armate, un uomo e una donna. Io stavo sull'uscio. Quando le ho viste arrivavano dal piazzale, già impugnavano armi, due pistole, nere, piccoline. Avanzando ed io ingenuamente non ho fatto neanche caso se il distintivo fosse realmente quello dei carabinieri o meno. Credevo che fossero veramente carabinieri. E infatti, quando ho sentito i colpi, tra me e me ho detto: ma siete impazziti? Ci hanno intimato che erano carabinieri e di fermarci. Senta, chi ha pronunciato la parola carabinieri e poi non ho capito se hanno aggiunto altro dopo aver detto carabinieri? Che io mi ricordo, ma adesso se è così, lei. La donna? La donna. I Paglia sono sottoposti a una situazione di soggezione nei confronti dell'autorità rappresentata dall'esibizione di quel tesserino. Però il ruolo e la crucialità della Pisani in questo contesto va al di là. Una presenza, innanzitutto consideriamo che comunque è una persona che è entrata con una pistola. Ma se fosse entrata veramente con un'arma in pugno, il dato è un dato bastevole per essere concorrente? Ci sono agli atti degli elementi che consentano di ricostruire se c'è stato un accordo, se è stato concordato il modo di ingresso, se è stato concordato tra gli imputati l'uso delle armi? Nulla di tutto ciò. Il processo sul punto è un deserto. Noi sappiamo solo che si recano lì, Fragalà si recano a Fabio Giorgi. I fatti, a mio avviso, appaiono chiari e indubitabili, così come le responsabilità. Sono nelle mani del vostro giudizio due vite, ed è un dato sicuramente importante. Non dimentichiamoci che altre due vite, noi siamo qui perché altre due vite sono state sottoposte, ma non da una corte, dagli imputati, a una condanna senza processo e senza possibilità di appello. Quindi per questo motivo l'accusa chiede che siano condannati entrambi alla pena dell'ergastolo, con le conseguenze di legge. Cosa possiamo immaginare che sia successo quella sera? Forse è vero che Giorgi non ha chiamato Fragalà. E nel momento in cui se l'ha visto spuntare, ancora una volta il siciliano che viene lì a impicciarsi degli affari suoi, degli affari che lui sta concludendo con Baridi, e a quel punto tira fuori la pistola e gli dice: ora basta.
a te a questa zoccola, non ne posso più, basta. Giorgio era un impulsivo, ce l'hanno detto tutti. Giorgio era un impulsivo, usciva col coltello, faceva scemenze. Era un impulsivo, tirava fuori, litigava per niente. È proprio la sua impulsività che gli è stata fatale, perché ha tirato fuori l'arma contro la persona sbagliata, contro una persona che è stata più veloce. C'è trattenere la sua calma. Prego. La conclusione principale non può che essere quella dell'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato per la sussistenza di una causa di giustificazione della legittima difesa. La Pisani ha 3 figli. Marco, il grande, che mi scrive perché io recapiti alla mamma una sua lettera. Sono 2 anni che prova a pensare tu come possa stare lì dentro, lontano da chi come me ti ama, da chi come me conta i giorni. Anche da questo potrete trarre spunti sulla cifra personale della mia assistita. Miriam, mi ha fatto male la tua lontananza, è stato bruttissimo aver bisogno di te, mamma. Io sogno dove ci sei e poi mi risveglio e non ti trovo. Emanuele, 3° figlio, il piccolo. Non ti posso spiegare a parole quanto sono stato male. Sono più di 2 anni che ti aspetto. Non vedo l'ora come prima. Chiedo l'assoluzione. Grazie. La Corte d'Assise di Frosinone, riconosciute la sola Pisani le circostanze attenuanti generiche, condanna Fragalasante alla pena di anni 30 di reclusione, Pisani Osonio alla pena di anni 21 di reclusione, oltre che entrambi in solito al pagamento delle spese processuali e singolarmente di quelle di custodia cautelare. Dichiara i suddetti imputati interdetti in via perpetua dai pubblici uffici e legalmente interdetti durante tutta la durata della pena. Motivi entro 90 giorni. L'udienza è tolta. Contro questa sentenza avevano presentato appello entrambi gli imputati. Il processo si è concluso in Cassazione con la condanna di Santa Fragalà a 26 anni e di Osonio Pisani a 16 anni. Santa D'Agata, che durante questo processo si era fidanzato con la sorella